Quella ragazzuoli, bentrovati sul canale. Buon martedì a tutti, siamo su eFootball 2023, dove in questo video proseguiremo il nostro Road to Division 1 con la nostra nuova versione della Mukina, che ha esordito ieri nelle divisioni, Divisione 3, facendo una vittoria e un pareggio, un nuovo corso della Mukina, sapete, via tutti gli ex senatori, i vari Marquinhos, Fabinho, Can, Haaland, Messi, Casemiro, Alaba, eccetera, e dentro giocatori giovani, freschi, nuovi, di massimo, con l'età massima di 26 anni. E adesso vi farò vedere, potrebbe arrivare qualche altro nuovo innesto, quindi restate collegati. Ovviamente, e andremo avanti con la divisione 3, vediamo un po' come riusciremo a cavarcela oggi. Ovviamente, prima di cominciare, spazio ai saluti, un saluto e ringraziamento a tutti voi iscritti al canale, grazie mille ragazzi per il supporto e il sostegno che sempre date a tutti i contenuti che porto. Grazie veramente di cuore a tutti. Ieri sono usciti due video, ringrazio ovviamente anche tutte le persone che hanno commentato il video dell'aggiornamento e dello spacchettamento di ieri mattina, quindi grazie a tutti voi che l'avete commentato. E adesso vado anche a ringraziare tutte le persone, a nominare, che hanno commentato il video del Road to Division 1. Per motivi di tempo, ragazzi, non riesco a salutarvi tutti, sia quelli del primo video che quelli del secondo. Visto che questo è il Road to Division 1, ringrazio chi ha commentato l'episodio di ieri del Road to Division 1. Quindi ringrazio Andrea Otto, Diablito, Luffy, DJ Yuri, Matteino 78, Cristiano Morandi, Matteo 91 S Roma, Ace, Alexander Mesk, Alebeni 86, Moreno Paino, Gabriele Galanti, Ettore Placido, Francesco Inclimona, Nico Girardi, Stefano Bertoli, Mauro Miranda, Vittorio Fragale, Giacomo Amato e basta. Grazie veramente a tutti ragazzi per i tanti tanti commenti anche sotto ai due video di ieri. Grazie di cuore. Vi ricordo come sempre di passare sempre nella home del canale, laddove trovate la sezione canali, ci cliccate. All'interno di essa trovate una lista di canali che vi consiglio, che vi propongo di andare a trovare. Passate se già ovviamente non li conoscete, guardate i loro contenuti. Se vi piacciono, iscrivetevi anche da loro perché se lo meritano. Sono bravi ragazzi e portano contenuti quotidiani sui loro canali riguardanti il mondo di eFootball, ma non solo. Quindi dateci un occhio. E se vi piacciono, iscrivetevi anche da loro. Inoltre vi ricordo sempre di dare un occhio alla sezione playlist e alla sezione community. Siamo pronti, ragazzi, ci prendiamo i bonus giornalieri e siamo pronti per proseguire l'avventura nel Road to Division 1 con la nuova versione Young della Mukina, Divisione 3. Partiamo da 4 punti nelle prime due partite. Speriamo di poter proseguire bene. Ragazzi, purtroppo è successa una cosa scandalosa, che so che è successa anche ad altre persone, tra cui il mio amico Ale Benny. Io stavo startando una partita e faceva fatica a prendere la partita, mi è uscito impossibile stabilire una connessione. Sono uscito e mi ha dato partita persa a tavolino. Questo è Football 2023, ragazzi. Partita sconfitta a tavolino perché loro stanno avendo dei problemi, perché il gioco vedo che va un po' lento nelle schermate e tutto. Io ho fatto avvia. Ovviamente vi registro da quando mi matcha la partita, ho aspettato qualche secondo perché vedevo che faceva fatica ad abbinarmi all'avversario, è uscito fuori impossibile stabilire una connessione, sono uscito dalla schermata e mi ha dato partita persa a tavolino. Complimenti, complimenti a Konami, complimenti alla gestione di questo gioco, complimenti vivissimi, bravi, bravi, complimenti. Vi dovete solo che vergognare, fate schifo, fate schifo. Siete una roba vergognosa. Siete una roba vergognosa e questa cosa sta succedendo ad altre persone ed è una vergogna che per cause non nostre noi usciamo perché voi avete dei problemi costantemente su questo gioco di merda. Non ci fate fare le partite per problemi vostri, usciamo dalla partita senza neanche iniziarla, ovviamente, senza neanche stabilire il matchmaking con l'avversario, perché a me non era uscito il matchmaking, non era uscito, mi butti fuori e me la dai persa a tavolino. Complimenti Konami, complimenti, complimenti, complimenti vivissimi a te e a chi ancora difende questo gioco e a chi ancora butta soldi dentro questo gioco. Complimenti, veramente complimenti, complimenti. Vediamo cosa succede.
Che schifo, ragazzi. Guardate ancora, eh. Lo sta facendo ancora, ragazzi. Lo sta facendo ancora. Ah no, forse adesso ho abbinato. Forse adesso mi ha matchato. Prima ha fatto così, è uscita la rotella, mi ha dato impossibile connettersi, ovviamente mi ha buttato fuori dalla partita e mi ha dato partita persa a tavolino. Complimenti. Complimenti. Complimenti vivissimi. Complimenti vivissimi. Complimenti vivissimi. Io già inizio il video in maniera già so come andrà questo video. Va bene così. Va bene così. Complimenti. Veramente, i miei più sentiti complimenti. Che cazzo dovrete mai, chi cazzo ci dovrà mai giocare il 27 di giugno a sto gioco di mattina? Ma che... Dai, ragazzi, non... Basta, mi son già rovinato. Uno fa tutte le cose nuove. Tra l'altro, ho preso un nuovo giocatore. Adesso vi faccio vedere. Ho cambiato maglia, ho messo quella del Club Rouge. Avevo da farvi vedere. Basta, la fantasia mi è già passata. Ho preso un nuovo giocatore che volevo prendere. Lo volevo prendere ieri con le monete. Non l'ho trovato. Ho preso quello base, Donnarumma 96. Perché Unai Simon non mi convinceva in porta. Tutto qui. Ma no, no, ragazzi, non va bene. Non va bene. Non è giusto. Non è giusto, non è giusto, assolutamente non è una cosa possibile questa. Non è una cosa possibile che io perda una partita a tavolino come se io mi fossi disconnesso, perché poi mi ha scritto: ti sei disconnesso dalla partita, l'avrei persa a tavolino. Io mi sono disconnesso, brutti pezzi di merda, io. Mi sono disconnesso io dalla partita? Voi avete problemi, voi cioè, avete buttato fuori me e il mio avversario. Adesso non so a lui che cosa ha dato. Se partita persa anche a lui, non lo so. Io non mi sono disconnesso da nessuna parte, pezzi di carogne. Io non mi sono disconnesso da nessuna parte. Voi avete il gioco che fa schifo al cazzo. E avete i server di merda e ci buttate fuori. E poi ci date le partite perse a tavolino come se fosse colpa nostra. Sembrate quelli di DAZN. Che c'hai internet, c'hai la 100 mega, DAZN non si vede, ti dice prova a controllare il tuo decoder. No, il mio decoder va bene, sono i tuoi server che fanno cagare. Teste di cazzo tutti. Teste di cazzo, siete buoni solo a pigliare i soldi. Andate a fare in culo, va. Coglioni. Ti sei disconnesso. Ma chi si è disconnesso? Pezzi di stronzi, chi si è disconnesso? Coglioni, chi si è disconnesso? Chi si è disconnesso? Ma come ti permetti a dire il falso? Io non mi sono disconnesso da nessuna parte. Io stavo facendo il matchmaking, guarda, questo è il vostro gioco di merda. Io non mi sono disconnesso da nessuna parte. Coglioni, coglioni, fate 60 manutenzioni al mese, teste di cazzo. Teste di cazzo. Io mi sono disconnesso. Io mi sono disconnesso. Brutti pezzi di indegni. Bastardi maledetti. Io mi sono disconnesso. Che schifo, ragazzi. Che schifo. Uno cerca di fare le cose con passione, con dedizione, con voglia. E poi succedono ste robe. E io mi sono disconnesso. Io mi sono disconnesso. Io mi sono disconnesso. Carogne di merda, io mi sono disconnesso. Falsi del cazzo, bugiardi di merda. Io mi sono disconnesso. Maledetti carogne, che non siete altro. Vergognatevi, vergognatevi. Marci come poche cose al mondo siete. Io mi sono disconnesso, che vergogna ragazzi, guardate, quest'altro, tira la palla addosso, ritorna lui e fa anche l'azione adesso, pazzesco. Passa la fantasia, ragazzi. Passa
passa la fantasia, scusatemi, ma passa la fantasia. Scusatemi, ma passa la fantasia. Scusatemi, ma passa la fantasia. Tutta la buona volontà che uno ci può mettere, passa la fantasia. Scusatemi, ma passa la fantasia, passa la voglia, passa la voglia. Già fa schifo il gioco, lo sappiamo. Uno fa di tutto per inventarsi cose nuove, portare, e poi succedono queste robe qui. E poi succedono queste robe qui che io devo perdere una partita per colpa loro, senza che io faccia nulla. Figurati se mi dà quello sul secondo palo, me lo seleziona 6 minuti dopo. Ma vai a fare in culo, va. Coglioni. Teste di cazzo. Coglioni. Indecenti siete. Indecenti. Indecenti. Vergognatevi. Vergognatevi. Dalila. Bella. Ma guarda sto coglione, oh. Ma guarda sto coglione. Che cazzo ti butti in scivolata? Tira. Tira di sinistro, anche se sei destro, che cazzo me ne frega, sei Neymar, da 1 metro dalla porta, si butta in scivolata. Ma vai a cagare, scusate ragazzi, non, sono parecchio disturbato, parecchio disturbato, parecchio disturbato, parecchio disturbato, scusate ma... Come fa a essere sua? Ma come fa a essere sua? Fuori gioco? Di chi? Eh sì, giusto, 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 giusto. Dai.
solito primo tempo dominato, dovevamo finire 3-0 e siamo 1-0. Vabbè. Solite mie partite, va bene così, andiamo avanti. A meno che Konami non vuole far cadere la connessione e darmi persa anche questa. Se vuoi puoi farlo, non è un problema, tanto. Va bene così. Bravi. Bravi. Complimenti. Voi dovete dimostrare che quella partita l'ho abbandonata io. Voi dovete dimostrarlo. Io quella partita non l'ho abbandonata. Io avevo startato la partita. Voi avete fatto cadere la partita. Perché avete un'infrastruttura che fa cagare. E me l'avete data persa a me e probabilmente anche al mio avversario. Non lo so. Perché oggi avete problemi. Perché già nel menu il gioco, tra una schermata e l'altra, fuori dal Dream Team, c'è la rotella che gira. Avrete i vostri cazzo di problemi sui server di merda. Avete teste di cazzo, coglioni, disonesti che non siete altro, disonesti. Guarda quest'altro, come cazzo è intercettata la palla, cos'è un muro? Io le... Oh! Disonesti, maledetti, truffatori, vergognatevi. Ah, secondo tempo non riesco più a uscire da qui, figuriamoci. Certo, non riesco più a uscire, ha fatto tutto lui, ovviamente il gol lo devi prendere, va bene. Che schifo ragazzi, mi viene voglia di abbandonare tutto ragazzi, vi giuro, mi viene voglia di abbandonare tutto. Guarda questo come cross. Che schifo, che vergogna. Dai, fammi prendere gol, dai. Bravo Lang. Non so se farò un'altra partita, teoricamente così facendo ne ho fatta solo una ragazzi, ma non sono dell'umore di fare altre partite dopo di questa. Ne ho fatta una giusto perché ormai avevo iniziato il video e via così. Non mi sento di fare altre partite, credo. Non sono dell'umore, rischierei di buttare all'aria partite, non mi va. Adesso finiamo questa, ci salutiamo, ci vediamo domani. Non ho voglia di... L'ho fatto, ho continuato giusto per spiegarvi quello che è successo, intanto ho fatto una partita, basta. Non avrei neanche avuto voglia di fare questa partita, sinceramente, ve lo dico col cuore. Col cuore ve lo dico.
Ma cosa ha fatto? Ma cosa fa? L'avevo presa la palla. L'avevo presa quella palla lì, perché si è spostato. Ma stiamo impazzendo. Ecco, volevo prendere anche il gol. Ecco. Grandi complimenti, complimenti. Che schifo, ragazzi. Che schifo, una palla intercettata, gliel'avevo intercettata quella palla. Gliel'avevo intercettata. Vergogna, 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 guarda, guarda, guarda. Vergogna, vergogna, che schifo, che vergogna. Che schifo, che vergogna. Ma sono più vergognoso io che ancora ci gioco. Quello è il problema. Il più vergognoso sono io che ancora sono qui a giocarci. Il più vergognoso sono io che ancora sono qui a giocarci. Il più vergognoso sono io che ancora sono qui a giocarci. Che vergogna. Figurati. Quanti tiri ha fatto lui? Due tiri ha fatto. Il secondo gol è una vergogna. Gli avevo intercettato palla lì e il mio giocatore non so che animazione ha fatto. Io non dovevo giocare. Io lo sapevo che non dovevo giocare. Lo sapevo che non dovevo giocare. Guarda te contro chi non devo vincere. Calma, 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 calma ragazzi, calma, 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 calma. Se non spacco qualcosa oggi non lo spacco più, calma, calma. Va bene così. Va bene così. Avete tutti gli occhi per vedere. Non devo spiegarvi niente, va bene così. Fammela perdere adesso la partita. Fammela perdere, dai. Fammela perdere, fammela perdere. Fammela perdere. Fammela perdere, dai. Fammi perdere la partita. Avanti. Fammi perdere la partita. Fammi perdere la partita, dai. Vai, fammi perdere, dai. Fammi perdere la partita, su. Così oggi mi hai fatto perdere due partite. La prima a tavolino, senza che io facessi nulla, e la seconda che doveva finire 6 a 1, me la stai facendo 2 a 2 con un secondo gol che è uno dei gol più sporchi della storia del gioco, perché lui aveva perso palla, gliel'avevo recuperata. Il mio giocatore ha fatto quell'intercettazione sbagliata, bastava che stesse fermo, contropiede fa un tiro di merda che sbatte contro il mio giocatore. Va bene, fammela perdere, dai. Tanto lo sappiamo come va, no? Lo sappiamo come va. Lo sappiamo, poi siamo noi che ci lamentiamo. Siamo noi che ci lamentiamo. E crossa e falli fare gol con Allan, dai. Là, perfetto. Dai, falli fare un altro gol in deviazione, dai. Falli fare un altro gol in deviazione, dai. Che schifo. Io con che voglia vado avanti? Ma con che voglia devo andare avanti? Guardate, guardate, guardate. Non ce la posso fare, ragazzi. Sono a un passo dal disinstallare il gioco. Sono a un passo dal disinstallare il gioco, ve lo dico, eh. Sono a un passo dal disinstallare. No, sono a un passo. Sono a tanto così, ragazzi. Sono a tanto così, a tanto così. A tanto così, eh. Questa volta no, eh. Questa volta non ci siamo. Questa volta è troppo. No, questa volta è troppo, ragazzi. Questa volta è troppo. Questa volta è troppo. Sono a un passo dal disinstallare questo gioco. Io non ce la faccio più. Basta. Basta. Basta, guardate, fermi. Guardate, non vanno sul pallone. Guardate, 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 guardate. Sta partita doveva finire 8 a 2, doveva finire 8 a 2, doveva finire sta partita 8 a 2. 8 a 2. Guardate, non tirate. No, ragazzi, non ci credo. Non ci credo, vi prego, ditemi che non è vero, svegliatemi da questo incubo. Svegliatevi da questo incubo, ragazzi, non ce la faccio più. Non è possibile, non è possibile. Non è vero, dai, ragazzi. Ma con tutto il rispetto dell'avversario, ragazzi, con tutto il rispetto dell'avversario, io non ci credo, io non ci credo, ragazzi, io non ci credo. Non è possibile, 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 non è possibile. Non è possibile, ragazzi.
Ditemi che è un sogno, che è un incubo più che un sogno. Che schifo, ragazzi, che schifo, vi prego. Ciao, 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 ciao.